ottimi cavalli qui a Tagliacozzo, ogni qualvolta sono venuti qua hanno sempre vinto o quasi, quindi perché questo trend dovrebbe essere sospeso anche con New York School? Quindi anche se a quota alta potrebbe essere una buona sorpresa. Tutto pronto? Ci siamo quasi, escono gli uomini dalle gabbie, partiti. C'è lotta per il comando, all'interno è l'istampo il più veloce e si porta a condurre. Per vie esterne il numero 6, Mister Romaldo, all'interno il numero 3, Golden Regular. Anzi, è il numero 2. Chiede la Golden Horse che si porta in seconda posizione per vie esterne all'attacco del battistrada Mister Romaldo che ha lasciato terzo all'interno di stampo. Progredisce pian piano all'esterno il numero 7, New York School. Si procede in fila indiana sotto il ritmo dettato dal battistrada numero 6, Mister Romaldo, che conduce nei confronti di Golden Politican all'esterno il numero 7, New York School, che perde qualche battuta. Intanto si affaccia all'esterno anche Golden Regular. Il numero 6 continua a condurre senza problemi nei confronti di Listampo. Allunga il ritmo Mister Romaldo e guadagna un paio di lunghezze nei confronti di Mister Listampo. Scappa via il battistrada. Dalle retrovie cercano di progredire, ma ormai è troppo tardi. Il traguardo è vicino, va a vincere il numero 6, secondo il 5 per la terza moneta e il numero 7 New York School che ha la meglio di il 4. Quindi da rivedere un pochino questo rallenti perché di certo c'è la vittoria di Mister Romaldo che taglia facile il traguardo. Per la seconda moneta e l'istampo, questo era fuori dubbio. Molto vicini, Castle Ward dovrebbe essere con il 4 Last Dance.